Un cordiale saluto e un ben ritrovati al notiziario ADI, l'informazione delle Assemblee di Union Italia. E apriamo questo numero con gli ultimi giorni del 2020 e i primi giorni del 2021, giorni nei quali ogni mattina i credenti delle Assemblee di Dio in Italia, uniti in preghiera, hanno aderito all'iniziativa promossa dal Consiglio Generale delle Chiese, che ha visto migliaia di uomini e donne in tutta la nazione intenti all'intercessione per l'espansione del Vangelo, la salvezza di altri e la consolazione dei sofferenti. Ogni giorno sui social predisposti è stato postato un commento di un brano biblico a cura di diversi pastori che ha preceduto la preghiera privata, ma ecco alcuni dati. Il totale degli ascolti sui social è stato di 128.661 unità, dunque 6.433 al giorno in media, mentre il totale delle condivisioni è stato di 1.977, ovvero 99 al giorno in media. Il totale delle visite al sito web delle Assemblee di Dio in Italia è stato di 5.127 link unici, con un totale di 256 al giorno in media, mentre il totale degli ascolti in condivisione su WhatsApp è stato di 500.000 unità, 25.000 al giorno in media. Questi sono stati i dati che hanno caratterizzato la chiusura delle attività social del 2020 e l'apertura delle attività nel 2021 per la giornata nazionale di preghiera che si è tenuta lo scorso 10 gennaio. E dopo questa introduzione ascoltiamo il prossimo servizio che ci presenterà una nuova rubrica del notiziario ADI, un termine biblico studiato di volta in volta. Seguiamo! La parola Abba è riportata nel Nuovo Testamento 3 volte senza essere tradotta. È un termine aramaico che significa padre ed esprime l'affetto filiale verso Dio. Una parola carica di significato che la nostra lingua non riesce a trasmettere in modo completo. Esprime amore intenso, fiducia, sottomissione, ma anche legame profondo ed affettuoso verso Dio. Gesù, mentre era in agonia nel giardino del Getsemani, si rivolse a Dio invocandolo con la parola Abba. L'Apostolo Paolo dirà, nelle Epistole ai Romani e ai Galati, che tutti i credenti, avendo ricevuto lo Spirito di adozione, possono invocare Dio chiamandolo Abba, cioè Padre mio. Bene, tornati in studio, continuiamo con l'osservatorio e diciamo insieme Maranatà. Maranatà è un'espressione usata dall'Apostolo Paolo in chiusura della prima lettera ai Corinzi. Maranatà, la grazia del Signore Gesù sia con voi. La traduzione è «Signore nostro, vieni». Dunque si tratta di un'invocazione accorata che presuppone una convinzione ferma riguardo il secondo ritorno di Gesù. I primi cristiani erano animati da questa attesa che scaturiva da una chiara rivelazione biblica e non da trasporto mistico, talché il libro di Apocalisse chiude con le frasi sintetiche ed accorate. Colui che attesta queste cose dice «Sì, vengo presto, Amen, vieni Signore Gesù». Apocalisse capitolo 22, versetto 20. Dedichiamo questo editoriale, piuttosto che ad un argomento di attualità in particolare, al tema generale dell'esistenza stessa, il tempo. L'Occidente secolarizzato e industrializzato misura il tempo per ottimizzarlo in vista della maggior produttività. All'interno di questa categoria rientra il tempo libero, sotto il quale è rubricato a sua volta il tempo per la fede, che pertanto risulterebbe non essere di interesse primario. Almeno fino a quando l'imprevisto si infila nell'agenda e getta lo scompiglio nell'ordine da noi stessi stabilito. In questo caso il tempo continua a scorrere, ma batte altri avvenimenti rispetto a quelli precedentemente pianificati. Il ritorno di Gesù non rientra fra gli imprevisti, piuttosto è promesso nel Nuovo Testamento ed atteso dai credenti. L'anno che si apre, come sempre carico di incognite e timori, porta con sé una certezza. Gesù ritorna. Non si può stabilirne il giorno e l'ora, ma accadrà. Questa affermazione non suoni come una minaccia nei confronti di chi che sia, ma piuttosto sia uno sprone alla conversione a Dio, secondo le parole ispirate dalla prima lettera ai Tessalonicesi,
affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Questa è la cura per la tristezza di un tempo difficile, non l'approdo alla mitica isola dei beati, ma la beata speranza di Cristo Gesù. Bene, con questo si conclude anche questo numero di informazione. Grazie per averci seguito. Vi invitiamo a condividere i nostri contenuti sui vostri profili social e a seguirci anche attraverso il sito web del Dipartimento Media Radio TV delle Assemblee di Dio in Italia all'indirizzo www.dmrt.it. Ci diamo appuntamento al prossimo numero.